Siamo a Roma per vedere il ministro dell'interno Lamorgese insieme a quello francese, una conferenza stampa congiunta, il rilancio delle strategie comuni per le politiche migratorie in Europa. Sentiamo. Di avere un progetto a livello europeo per i rimpatri e soprattutto quello che vorrei sottolineare è che il ministro dell'interno francese ha la stessa idea italiana, quello di ripartire dal processo e dall'accordo di Malta che fino ad ora ha dato dei risultati notevoli e importanti. Quindi direi che in un momento di crisi per l'Italia, di difficoltà che stiamo affrontando a seguito dei numerosi sbarchi dalla Tunisia, abbiamo parlato anche di questo durante l'incontro. Ovviamente il ministro dell'Interno francese ha assicurato anche a livello diplomatico, avendo contatti continui con la Tunisia, anche degli interventi, ma su questo stiamo operando anche noi come paese. Io sono andata l'altro giorno in Tunisia e con il ministro dell'interno tunisino, incaricato presidente del Consiglio, abbiamo convenuto di incrementare fin dal mese di agosto il numero dei rimpatri che per il Covid erano prima stati interrotti e poi ripresi con numeri ridotti. Oggi, con l'accordo fatto l'altro giorno a Tunisi, verranno ripresi i rimpatri con i numeri previsti pre-Covid. Vorrei dire anche che abbiamo indetto una gara, colgo l'occasione, per individuare una nave di grandi dimensioni da poter destinare e fare attraccare in Sicilia. Vediamo se riusciamo ad averne due, stanno in questo momento aprendo le buste e quindi della gara, e laddove riuscissimo, e sono molto fiduciosa ad avere due navi, vediamo. Comunque la prima sarà una nave grande, la seconda potremo metterla in Calabria, perché non nascondiamo le difficoltà che abbiamo avuto proprio per la situazione del Covid e per la mancata adesione anche alla redistribuzione dei migranti da parte di tante regioni e quindi con difficoltà per la Sicilia di mantenere su quel Queste territorio. le parole del ministro dell'interno italiano Lamorgese insieme al ministro dell'interno francese per fare il punto sulle politiche migratorie e soprattutto arginare quello che sta diventando un vero e proprio problema proprio in queste ultime settimane per il nostro paese.